Buongiorno, buongiorno e che dire, grazie di questa presenza. Ci eravamo lasciati a conclusione del primo ciclo dei giorni di Trieste dicendo non finisce qui, con Giuseppe Laterza, che io ringrazio per questa straordinaria partnership con la città di Trieste. Ci siamo messi tutti quanti al lavoro e possiamo effettivamente dire che da oggi ricominciamo un nuovo ciclo di incontri, di lezioni e di storia. Lo ricominciamo da una data simbolicamente molto importante anche per la nostra città, la data con cui iniziamo a raccontare la Grande Guerra, quella del 2 luglio, quella del cosiddetto funerale d'Europa che attraversa questa città. Non è un caso, lo racconto al professor Emilio Gentile, che ringrazio per la sua partecipazione e per la lezione di oggi, non è un caso che proprio il 2 luglio del 2014, a 100 anni, abbiamo voluto raccontarla anche collocando in città le immagini più salienti di quel funerale sbarcato a Trieste il 2 luglio del 1914 e poi evidentemente destinato a proseguire il suo itinerario, perché segna un cambio d'epoca per una parte d'Europa e segna anche un cambio d'epoca per questa città. Ma di questo ci parlerà il professor Gentile. Io voglio ringraziare nuovamente Giuseppe, a cui darò la parola, e voglio ringraziare anche tutti i nostri partner, dal nostro quotidiano, dal Piccolo, ai cui giornalisti. Oggi abbiamo Pietro Spirito, è affidato il compito di introdurre e in qualche misura di moderare questi incontri, al partner già dello scorso anno, la CEGAS PS AMGA, a Fondazione Generali, che si sono uniti in un percorso che li vede nostri partner anche in tutte le altre iniziative che abbiamo realizzato e che realizzeremo, destinate a raccontare e a ricordare il passaggio d'epoca della grande guerra. Che dire altro, Trieste ha risposto anche questa volta in modo assolutamente straordinario. Penso faccia bene al cuore questo amore per la storia, questo amore per la cultura, questo amore per approfondire percorsi che sono importanti anche per capire dove siamo, chi siamo oggi e cosa possiamo anche pensare di costruire in futuro. Grazie, io do la parola a Giuseppe Laterza. Io anche vi ringrazio, sono veramente felice che siamo in tanti stamattina qui, e ringrazio molto il sindaco, il comune, il Piccolo, il giornale che ha sostenuto sin dall'inizio l'iniziativa, i nostri partner e sponsor. Lo sapete, c'è chi sostiene che per affrontare il futuro bisogna liberarsi del fardello del passato. Forse ha anche ragione, ma perlomeno bisogna conoscerlo per potersene liberare. E quando abbiamo lavorato a questo ciclo di lezioni insieme ai nostri partner, interlocutori, con la squadra di persone che lavora a lezioni di storia e soprattutto con i relatori, abbiamo tenuto sempre presente questo rapporto molto complicato tra il passato e il presente, perché siamo qui oggi a parlare della guerra, non siamo in un qualunque giorno, siamo un giorno in cui, ad esempio, in Europa siamo tutti ancora abbastanza colpiti da quello che appena è successo. La parola guerra è stata fatta, ingenuamente o meno, consapevolmente o meno. Ecco, conoscere il passato è un modo non per determinare quello che siamo, non può determinare quello che siamo, ma perlomeno per renderci più consapevoli. E la vostra presenza qui credo che sia una testimonianza importante di questo, che la nostra comunità vuole essere, qualunque scelta faccia, comunque la pensi, una comunità consapevole di quello che fa, e credo che sia una cosa importante per stare insieme. Grazie. Buongiorno, ben ritrovati. Allora ringraziamo il sindaco, ringraziamo il dottor Laterza, ben ritrovati alle lezioni di storia che, lo ricordiamo ancora, sono promosse dal Comune di Trieste, ideate e volute appunto dalle edizioni Laterza, sponsorizzate da CEGAS APS, società del gruppo ERA, realizzate con il contributo della Fondazione
CR Trieste con il sostegno delle assicurazioni generali e con la collaborazione del Piccolo. Quindi un saluto, è sempre molto bello vedere questo teatro così pieno per assistere alle lezioni di storia. Salutiamo il pubblico, salutiamo anche il pubblico online, cosiddetto, che ci segue in streaming dal sito del Piccolo. Dunque, le filmati di quel 2 luglio del 1914, che vedremo anche fra poco, ci rimandano una visione, un'immagine di una città dove prevale una lunga striscia nera. C'è questo contrasto tra il bianco e il nero, e questo nero è il corteo funebre con le salme dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo e della moglie Sofia, assassinati a Sarajevo. Ma questa lunga linea nera è formata anche dalla folla dei tristini che si accalcano in lunghe file ai lati della strada, lungo il percorso, e sono anche i drappi neri appesi alle finestre dei palazzi in segno di lutto, perché tutta l'intera Trieste è listata a lutto. È un po' come se dovessimo stilizzare queste immagini, è un po' come se l'ombra lunga degli immensi lutti che si stanno per abbattere sul mondo si fosse estesa per la prima volta proprio qui a Trieste. E a ricordare, a anticipare, diciamo così, che il funerale che si sta svolgendo in questa città, un funerale imponente, molto più imponente, lo vedremo, di quello che poi viene fatto, che in realtà che viene fatto a Vienna, e non sono delle esequie qualunque, ma è proprio già il funerale dell'intera Europa. Così quest'ombra che il 2 luglio del 1914 si allunga su Trieste molto presto e in modo, diciamo così, inatteso, coprirà l'intera Europa e un intero continente che era in quel momento al suo massimo splendore, all'apice della modernità, della potenza, della cultura, precipiterà nel baratro di un massacro tra i più oscuri e sanguinosi della storia dell'umanità. Perché è successo questo? Perché un intero continente, un'intera civiltà, così proiettata verso un futuro che sembrava inarrestabile, improvvisamente cade in questo baratro? Si poteva evitare? Davvero nessuno era riuscito a percepire l'imminenza di questa catastrofe? Ecco, di questo ci parla oggi, di questo e di altro, ci parla oggi Emilio Gentile, uno dei massimi storici contemporanei, aprendo questo nuovo ciclo che, come ha detto anche, ha ricordato il sindaco, delle lezioni di storia, che è dedicato tutto quanto alla guerra 1914-1918. Inizia con un focus proprio su Trieste, poi le altre lezioni affronteranno la questione della prima guerra mondiale in termini più generali. Ma iniziamo proprio qui, perché qui è iniziato tutto. Emilio Gentile, storico di fama internazionale, professore emerito all'Università di Roma La Sapienza, nel 2003 tra l'altro ha ricevuto dall'Università di Berna il prestigioso premio Sigrist per i suoi studi sulla religione e la politica, è autore di moltissimi libri, ne ricordo solo qualcuno: L'Apocalisse della modernità, La grande guerra per l'uomo nuovo, Contro Cesare, Cristianesimo e totalitarismo all'epoca dei fascismi. E poi tra le sue opere edite dalla Terza, che sono state tutte più volte ristampate, molte delle quali tradotte nelle principali lingue, Il mito dello Stato nuovo, Il culto del littorio, Le religioni della politica, insomma tantissimi libri, li trovate anche qui fuori nel foyer, e diciamo il più recente, Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, La fine di un mondo, storia illustrata della grande guerra. Mi permetto di farvelo vedere visto che ce l'ho qui sotto mano. Ecco, dunque, Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, La fine di un mondo. Professor Gentile, a lei. Grazie. Signore e signori, buongiorno, buona domenica, è una bellissima domenica e mi dispiace che io debba iniziare con un funerale. Avrei preferito iniziare con l'inno alla gioia per una storia senza guerre. Per una storia senza guerre, ma questo purtroppo non è possibile, perché anche se avessi concluso questo ciclo di lezioni celebrando l'inno alla gioia per la fine della guerra, dopo 21 anni ci saremmo trovati di nuovo a sentire grida di dolore, grida di morte e
e molti più milioni di uomini e donne e bambini sarebbero stati massacrati nel grande calderone della storia. Però è toccato a me iniziare questo ciclo, è toccato a me iniziarlo con un funerale, è iniziato a me parlare di morte in anticipo, e quindi spero che non mi attribuirete nessuna partecipazione a questa storia che vi voglio soltanto raccontare. In questo centenario della Grande Guerra si sta giustamente ponendo l'accento con molta forza, con molta insistenza, nei libri, nella pubblicistica, nella televisione, nella radio, su quanto quella Grande Guerra sia stata crudele, orribile, inutile e stupida. Ed è giusto fare in questo modo, è giusto, perché poi abbiamo visto che da quella guerra ne scaturisce un'altra, e data la capacità dell'essere umano di superare sempre se stesso, anche senza migliorare, ai 10 milioni di morti della Grande Guerra seguirono, dopo 30 anni, 50 milioni di morti. E se le statistiche, per quanto approssimative, si avvicinano alla realtà, in questo lungo settantennio di pace almeno altri 50 milioni di morti ci sono stati per guerre, guerre civili, guerre intestine, guerre religiose. La guerra purtroppo non ha lasciato il XX secolo e ha inaugurato anche il XXI. E a me piacerebbe parlare di pace, e per il mio carattere vorrei parlarvi di cose allegre, ma visto che ormai anche il computer parte per conto suo, è evidente che c'è qualcosa che non va neanche nel meccanismo. Giuseppe la Terza ha detto: si può fare a meno del passato? Ma certo che si può fare a meno del passato. Nietzsche diceva che potremmo fare a meno del passato e svegliarci un giorno e scoprire che siamo solo come degli animali che vivono in un immenso, inutile presente. Ma c'è anche un altro aspetto per il quale io non posso accettare l'ipotesi che ci si possa liberare del passato. Io ho dedicato allo studio del passato più di 40 anni della mia vita e vorrei dedicare i prossimi 40 anni. Se rendiamo inutile il passato, io che faccio? Cosa ho fatto? Cosa farò? So fare solo questo: raccontare il passato attraverso le parole e le immagini di coloro che ne furono protagonisti. Voglio spiegare perché in questa, chiamiamola lezione, ma essendo un professore in pensione forse non posso più fare lezione, in questa comunicazione, perché la storia presumo che si debba comunicarla, non insegnarla, trasmettere il senso del passato come se noi fossimo in quel passato. Ed è quello che io cercherò di fare, modestamente, attraverso le parole dei protagonisti, attraverso le immagini. Parole e immagini che non vogliono essere una sorta di distrazione della vostra attenzione, ma piuttosto una concentrazione della vostra attenzione su come uomini e donne del passato vissero quel passato che oggi noi possiamo condannare, esecrare, disprezzare. Ma questa non sarebbe storia, questa non sarebbe storia. La storia deve avere l'umiltà di raccontare le esperienze del passato come le vissero coloro che ne furono protagonisti, i quali purtroppo non avevano la possibilità di sapere come sarebbero andate le cose. Io trovo sempre negativi quei libri di storia che tutte le volte che raccontano situazioni tragiche e drammatiche, come il giugno-luglio 1914, aggiungono: e non sapevano a cosa andavano incontro, e non sapevano cosa avrebbero provocato, e non sapevano cosa stava accadendo, sarebbe accaduto. È certo che non lo sapevano, non era ancora uscita l'edizione del manuale che comprendeva tutto il loro periodo storico, non lo sapevano. Ed è questa la condizione d'animo e di mente nella quale noi dobbiamo metterci se vogliamo capire ciò che è accaduto, sforzandoci di ignorare quali sono state le conseguenze, se non dopo aver capito che non erano ingenui, non erano stupidi, non erano folli, ma avevano una visione della realtà, una visione del mondo e anche una visione del futuro che nel 1900 non era negativa, non era pessimista, non era guerrafondaia, era pacifista, antimilitarista, era contro la guerra. E questo forse allora ci restituisce il fascino drammatico, tragico, a volte anche seducente, affascinante stesso della storia. Poi quando c'è un pubblico così numeroso uno si rincuora e dice: ma è stato creato il termine della filosofia per dire quelli che amano
la sapienza, amano il sapere, gli amici del sapere. Beh, però voi siete quelli che autorizzano a parlare di filostoria, quelli che amano la storia e vogliono seguire la storia, sono gli amici della storia. Come ho detto, purtroppo io devo cominciare con un funerale in una domenica bellissima, e lo era anche la domenica a Sarajevo quando fu ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie. Io non parlerò perché durante i funerali non si deve parlare, ma ascoltiamo semplicemente il commento che ci spiega le immagini. La duchessa di Hohenberg arrivano a Trieste a bordo della Viribus Unitis, provenienti da Sarajevo, dove tre giorni prima è avvenuto l'assassinio. Il giorno dopo, alle 7:45 precise, vengono sbarcate e deposte su due catafalchi allestiti sulla riva del Mandracchio. Il feretro che racchiude la salma dell'arciduca è ricoperto dallo stendardo arciducale con i distintivi di capo supremo dell'armata, quello della duchessa dalla bandiera di guerra austro-ungarica. La cerimonia religiosa è celebrata dal vescovo Monsignor Carling, che è assistito da tutto il clero della città. È intervenuto anche il clero di tutte le altre confessioni. Alle 8:30 un drappello di guardie a cavallo si mette alla testa del corteo. Seguito dal luogotenente principe Hohenlohe, dal comandante della marina ammiraglio Haus, dal podestà Valerio, quindi i generali, gli ammiragli e gli alti funzionari. Il corteo passa per Piazza Grande, il Corso, via Sant'Antonio, Piazza della Caserma, via Ghega e via Cellini, per arrivare alla stazione meridionale alle 9:15. Le campane di tutte le chiese della città suonano a morto. I feretri vengono fatti salire sul treno che li porterà a Vienna per i funerali. Poi proseguiranno per Arstetten, dove saranno tubulati. Alle 9:50 il treno si mette in moto. Queste fotografie ci importano più direttamente nella Trieste del 2 luglio 1914, e quello che si può notare, al di là dei cortei ufficiali, è la partecipazione popolare al corteo funebre. Certo, abbiamo visto tanti fenomeni di personaggi celebri che muoiono o che vengono uccisi con un'enorme partecipazione popolare. Questo dimostra che al di là della celebrità dei personaggi esiste ancora un senso di pietà molto largamente diffuso. Ma quello che fa nascere un dubbio è che l'arciduca Francesco Ferdinando non era popolare. Era antipatico persino a suo zio, l'imperatore Francesco Giuseppe, che quando apprese la notizia ovviamente gli dispiacque, ma qualche giorno dopo disse: non si sfida impunemente l'altissimo. In che cosa? Quel cattolicissimo, bigotto quasi, devoto, Francesco Ferdinando aveva sfidato l'altissimo, da poter non certo meritare ma subire l'assassinio, perché aveva sposato, contro il volere dell'imperatore Francesco Giuseppe, una contessa e quindi di rango inferiore, Sofia Ciotek, che al massimo diventò duchessa, ma che non poté mai aspirare ad avere un grado reale, anche se c'era una possibilità: diventare regina d'Ungheria nel regno dell'Imperial Regio governo, ma questo non fu possibile perché Francesco Ferdinando avrebbe dovuto fare troppe concessioni al regno d'Ungheria, che era invece uno dei regni che lui voleva ridimensionare nella
monarchia asburgica, nell'impero asburgico. Non era simpatico neanche agli altri ambienti di corte, proprio perché, avendo compiuto questo matrimonio morganatico, cercava in tutti i modi di vedere come poteva portare con sé a corte la moglie. Perché il rigido cerimoniale asburgico costringeva Francesco Ferdinando e la moglie Sofia a non apparire nelle cerimonie ufficiali della monarchia l'uno a fianco all'altra. Persino nei pranzi e nelle cene ufficiali l'arciduca andava avanti e la duchessa seguiva, ma molto molto indietro, dopo principesse anche quindicenni o quattordicenni. Un'umiliazione continua. E una delle ragioni per le quali si trovano insieme a Sarajevo il 28 giugno 1914 è perché possono finalmente apparire in forma ufficiale laddove Francesco Ferdinando non era nella veste di erede imperiale, ma nella veste di ispettore generale dell'esercito austro-ungarico. E perché era un'occasione speciale per loro. Era l'occasione del 14° anniversario del loro matrimonio, avvenuto il 1 luglio 1914. Mentre il 28 giugno 1914 Francesco Ferdinando si era impegnato con giuramento a non chiedere per i suoi figli la corona imperiale in eredità. Aveva rinunciato alla successione alla corona imperiale per amore, per amore. Ci sono due grandi scuole di pensiero, come si dice, sulla Grande Guerra, sulle sue origini soprattutto. Fu una guerra inevitabile, fu una guerra che era nel cuore dell'Europa, fu la guerra che era nel cervello e nell'essenza del capitalismo, del nazionalismo, dell'imperialismo. È la scuola leniniana. Quella guerra non poteva non accadere, qualunque fosse stato il motivo del suo inizio, l'episodio accidentale che avrebbe dato fuoco a delle polveri che sarebbero esplose anche per combustione interna, perché quella guerra, la grande guerra, era inevitabile. Ma c'è l'altra scuola di pensiero, quella che possiamo chiamare pascaliana, da Pascal, il filosofo francese, il quale disse: se il naso di Cleopatra fosse stato un pochino più corto, la faccia del mondo sarebbe completamente diversa. È quella che potremmo chiamare, con una parola, la scuola della contingenza contro la scuola della necessità. Ora, voi conoscete la procedura, o meglio, il modo in cui è avvenuto l'assassinio dell'arciduca e della moglie. L'assassinio effettivo, avvenuto per due o tre colpi di pistola sparati da Gavrilo Princip, era in realtà quasi accidentale, perché l'attentato fatto con il lancio della bomba era fallito e i sei giovani bosniaci che complottavano per uccidere l'arciduca, dopo il fallimento dell'attentato con la bomba, pensavano che l'attentato ormai fosse fallito. Fu solo un diverso modo di orientare la macchina dell'arciduca alla fine della cerimonia nel municipio di Sarajevo. Un errore di informazioni dato all'autista, che avrebbe dovuto seguire un'altra strada, non quella prevista dal programma, che fece coincidere la presenza dell'auto sguarnita di protezione nel momento in cui faceva la manovra con Gavrilo Princip, che era lì ormai sconsolatamente convinto che l'attentato fosse fallito, e gli riesce facile a ammazzarli. Questo ha fatto molto pensare a quanto possa contare il caso nella storia, il contingente, cioè ciò che non fa parte di una prevedibilità di eventi, e soprattutto il movente. Il movente era quello di uccidere il personaggio che per i serbi, per gli irredentisti bosniaci, per coloro i quali sognavano una grande Jugoslavia, era il loro peggiore nemico. E invece Francesco Ferdinando, altra casualità della storia, non era affatto il peggior nemico, non più di quanto lo fossero altri sostenitori della inviolabilità del dominio asburgico, perché lui era favorevole, non parlava molto
non ufficializzava molto le sue posizioni, ma da moltissime testimonianze sappiamo che lui era favorevole ad una sorta di trasformazione dell'impero austro-ungarico in un impero di multinazionale con autonomie nazionali, di una sorta, come veniva chiamata, Svizzera asburgica o grandi Stati Uniti asburgici, certamente concentrando di più il potere al centro, ma sottraendo per esempio quella larga autonomia di cui godeva il regno d'Ungheria e contrapponendole un regno slavo, uno stato slavo all'interno dell'impero austro-ungarico. Probabilmente è proprio perché questa riforma strutturale di tutto l'impero austro-ungarico, riconoscendo l'autonomia delle 11 nazionalità con stati o regioni autonomi, avrebbe probabilmente distrutto il sogno di una grande Serbia. E per questo fu assassinato. Ma il fatto è che, per quanto si possa considerare grave l'uccisione dell'erede dell'impero asburgico e quindi necessaria e inevitabile la conseguenza che l'Austria avrebbe punito la Serbia con una guerra, ma altrettanto necessario e inevitabile sarebbe stato che la Russia, per proteggere la Serbia, avrebbe dichiarato guerra all'Austria, ma sarebbe stato altrettanto necessario e inevitabile che per l'assassinio dell'erede al trono asburgico la Germania, se la Russia attaccava l'Austria, entrava in guerra a protezione dell'Austria. Ma se la Germania entrava in guerra a protezione dell'Austria, la Francia, legata da un patto militare con la Russia, doveva entrare in guerra contro la Germania e l'Inghilterra doveva entrare in guerra contro la Germania. Insomma, due colpi di pistola, sparati quasi accidentalmente a Sarajevo, hanno necessariamente, inevitabilmente scatenato la grande guerra, perché era stato assassinato l'erede al trono asburgico e non ci poteva essere altra soluzione che una guerra di punizione che però faceva saltare tutta la Santa Barbara europea. Ma questo, se ragioniamo col senno del poi, può essere anche accettato. Ma se invece cerchiamo di metterci nei panni di chi viveva l'esperienza dell'assassinio dell'arciduca il 2 luglio, qui a Trieste, il 2 luglio, e aveva un po' di familiarità con la stampa estera, con la stampa anche molto prestigiosa e importante, varie multilingue di Trieste, beh, avrebbe letto che l'assassinio dell'arciduca non solo era contemplato anche dall'arciduca stesso, il quale pochi giorni prima di partire per Sarajevo era stato avvertito della possibilità di un attentato e aveva detto lo so che ci aspettano un paio di colpi di pistola, addirittura aveva poi calcolato anche quanti, un paio o qualche bomba, e c'era stato un paio di pistole e qualche bomba. E poi era un devoto cristiano, un devoto cattolico, e non voleva vivere, come diceva, protetto sotto una campana di vetro. Lui si affidava alla provvidenza, ma si affidava anche al calcolo delle probabilità o delle improbabilità, perché non era fatto inusitato, straordinario, tale da provocare una grande guerra mondiale, l'assassinio di una figura reale o di una figura di governante. Nel 1894 era stato ucciso il presidente francese, nel 1896 era stato ucciso lo scià di Persia, nel 1897 il presidente dell'Uruguay e il primo ministro di Spagna, nel 1899 il presidente della Repubblica Dominicana, nel 1898 il presidente del Guatemala e l'imperatrice d'Austria, non l'erede, l'imperatrice d'Austria, nel 1899 e nel 1900 il re d'Italia, nel 1901 il presidente degli Stati Uniti d'America, nel 1903 furono assassinati il re e la regina di Serbia, nel 1905 fu assassinato il primo ministro greco, nel 1907 furono assassinati i primi ministri di Belgrado e di Persia, nel 1910 il primo ministro egiziano, nel 1911 il primo ministro russo, nel 1912 il primo ministro spagnolo e nel 1913, un anno prima dell'attentato di Sarajevo, furono assassinati il presidente del Messico e il re di Grecia. Governare a quel tempo era molto rischioso, ma non è mai neanche apparsa, neanche si è vista da lontano per questi assassini, no, non pensiamo Uruguay, Guatemala, vabbè, sarebbero state guerre locali, ma gli Stati Uniti d'America, ma il Regno d'Italia, ma l'imperatrice d'Austria, sono stati assassinati e non è scoppiata neanche una guerricciola.
Non è scoppiata neanche una guerricciola. La tesi della inevitabilità della guerra, quando la si va a verificare con la cronaca dei fatti, con la sequenza dei fatti, con il contesto, lascia molte perplessità. Non che ovviamente tutta la storia dipenda dal caso. Non è certo un caso che questa bellissima fanciulla, non so quanti di voi la riconosceranno, perché è la figlia di un famoso pittore triestino, Tito Agujari. Qualcuno mi ha detto, no, devi dire Agujari, e non so come si dice, Agujari o Agujari. Il mio paese natale si chiama Boiano con la I lunga e non diciamo Bojano, quindi io dico Agujari. Virginia Agujari, bellissima ragazza, nata a Trieste, 1879. Bellissima, uno la guarda e si innamora e non sa che cosa può provocare innamorarsi di lei. Voi gli dice, ma questo sta divagando, vi ci porto dentro la guerra, vi ci porto fra i motivi della guerra. Virginia, a 16 anni, viene data in moglie a un grande industriale della birra tedesco, Reininghaus, e diventa Virginia von Reininghaus a 16 anni. E nel 1907 ha già sei figli, l'impero imprenditoriale allora si fondava anche sulla molteplicità dei figli. E nel 1907, mentre il mondo è in pace e ha superato già una gravissima crisi che poteva scatenare una grande guerra come la prima crisi marocchina, incontra questa non è la foto della Virginia con il papà né con il nonno, è la foto di Virginia col suo secondo marito, il generale Konrad von Utzendorf, capo di stato maggiore dell'esercito austro-ungarico, che nel 1907 incontra Virginia ad una cena e se ne innamora follemente, e il giorno dopo subito va a dire che senza di lei lui non potrà più vivere. E lei giustamente fa dire, ma io ho sette figli, nel senso sei più il marito, e lui non desiste, e la bombarda di rose, e la bombarda di inviti, e comincia a scriverle lettere che non le consegnerà mai e che lei conoscerà soltanto dopo il matrimonio, anzi dopo la morte del generale nel 1925. Le scrive oltre 3.000 lettere, nelle quali parla non soltanto del suo immenso amore per questa bellissima fanciulla, circa 30 anni di differenza, ma non conta l'età quando l'amore comanda. Le confida anche i suoi crucci, i suoi problemi. Le confida, per esempio, proprio nel giugno del 1914, nel luglio del 1914, che ormai è inevitabile una guerra contro la Serbia. Ed è probabile che questa guerra scatenerà una guerra europea, ma un impero come il nostro non può, se deve perire, non perire orgogliosamente. Era convinto che la guerra ci doveva essere, non solo per salvare l'impero austro-ungarico, ma anche per farlo morire con orgoglio, con dignità, con onore. Ma poi aggiunse un altro motivo che con l'impero austro-ungarico nulla ha a che vedere, ma che è reale. È quella contingenza nella storia che ci fa dubitare dei grandi filosofi della storia che la vedono già marciare su binari prestabiliti o governata da una provvidenza onnisciente, onnipotente, ma quasi mai onnibuona. E solo Virginia, Gina, solo se io riuscirò a tornare coronato dall'alloro della vittoria, potremo finalmente realizzare il nostro sogno d'amore e sposarci. Perché Virginia è una cattolica, sposata cattolicamente, e non era ammesso il divorzio. E non era possibile divorziare. Ma se lui fosse tornato dalla guerra contro la Serbia, coronato dalla vittoria, e lo scrive, chi avrebbe potuto opporsi? Avrebbero lavorato la Chiesa, il Papa, il clero, avrebbero ottenuto il divorzio. E infatti, non solo lui realizza il sogno di scatenare finalmente la guerra, ma realizza nel novembre del 1915 anche il suo sogno d'amore, perché finalmente Gina si converte al protestantesimo e possono sposare. E ahimè, come dice la novella, vinsero felici e contenti fino alla sua morte, lasciando sulla strada del loro immenso amore, incontenibile amore che aveva bisogno di una vittoria in guerra per essere coronato, 10 milioni di morti. L'inevitabilità della guerra, la necessità della guerra,
La conseguenza, si parla di un meccanismo che si mette in moto indipendentemente dalla volontà dei governanti e che li spinge, li porta, li trascina alla guerra. E se certo, se noi guardiamo le prime pagine dei quotidiani del 29, del 30, del 31, vediamo che la notizia ha un certo rilievo, in alcuni casi in prima pagina, in altri casi in un angolo di spalla. C'è una risonanza, siamo il 29 luglio, ma il 3 luglio, per esempio, Stampa e Corriere della Sera non riportano più la notizia dell'attentato, le sue possibili conseguenze sul piano europeo o addirittura mondiale, non se ne parla più, non se ne parla più. È luglio, fa caldo, tutti vanno in vacanza, sono già in vacanza, era in vacanza l'imperatore d'Austria, era in vacanza il ministro degli esteri, erano in vacanza i capi di Stato Maggiore, i generali, era in vacanza l'imperatore di Prussia, di Germania, scusate. Erano in viaggio tranquillamente per andare a trovare lo zar, quei grandi amanti del despotismo, che erano il presidente della Repubblica Francese. Situazioni paradossali di quell'Europa del 1914, dove la prima grande repubblica europea, sorta decapitando il re, aveva come il più stretto e fidato alleato il peggiore dei despoti ancora sopravvivente, lo zar di tutte le Russie. Immaginate che Poincaré arriva a San Pietroburgo e cantano la Marsigliese, dove si dice taglieremo la testa ai tiranni, e Nicola II che dice mi gira un po' la testa. Grandi alleate, strette alleate, ma erano in viaggio. Tant'è vero che l'Austria con cautela manda l'ultimatum il 23 luglio, perché sa che i francesi stanno tornando in nave dalla Russia e non faranno in tempo a ricevere la notizia. Anche su questo si gioca la necessità e inevitabilità della guerra. Su questi viaggi il capo di Stato Maggiore germanico è ai bagni von Moltke, che tornerà dai bagni solo il 25 luglio, e quando il 5 luglio un messo molto guerrafondaio dell'imperatore Francesco Giuseppe incontra il cancelliere tedesco e l'imperatore di Germania e gli chiede il pieno appoggio della Germania in nome dell'alleanza, della fraternità e tutto quello che volete, se l'Austria dichiara guerra alla Serbia, loro dicono vai avanti, noi ti sosterremo, la famosa cambiale in bianco. Ma è il 5 luglio, i generali sono in vacanza, l'imperatore dice va bene, dite che assicureremo il nostro appoggio, e poi se ne va in vacanza, sono tutti in vacanza. La Francia, che è quella più esposta ad una guerra europea, che sarebbe stata tutta scatenata contro di lei, e lo sapeva, cosa fa? Su tutte le prime pagine dei giornali, dal 5 luglio fino al 30 luglio, continuamente grida all'allarme di una guerra, al pericolo di una guerra. No. La Francia si preoccupa sulle prime pagine dei giornali del processo a Madame Queyau. Chi era costei? E come Gina era un'involontaria causa della guerra. Madame Queyau era la moglie di uno dei grandi uomini politici radicali francesi, presidente del Consiglio più volte, e un uomo chiave nella decisione se la Francia doveva aumentare la ferma da 2 a 3 anni, che era un segnale di guerra. Ebbene, Madame Queyau uccide il direttore del giornale Le Figaro perché si stava accingendo a pubblicare le lettere che lei si era scambiata con il marito attuale quando lui era ancora il marito di un'altra signora. E per proteggere il suo onore l'ammazza sulle prime pagine dei giornali. Nei circoli diplomatici si discute cosa accadrà di questo processo, cosa accadrà, perché la condanna di questa donna si sarebbe ripercorsa su uno degli uomini politici più importanti di Francia, importante anche per come avrebbe impostato la Francia la sua politica militare e la sua politica estera. E il processo dura fino al 20 luglio. E finalmente, col gran cuore dei giurati, questa donna che voleva proteggere il suo onore viene dichiarata innocente. Questo è sui giornali francesi.
E sui giornali francesi in prima pagina c'è anche un altro evento importantissimo, la vittoria dei socialisti, la vittoria dei radicali, la formazione di un governo radicale che assolutamente non vuole una accentuata militarizzazione della Francia, non vuole la ferma a 3 anni, non vuole dare alla Germania il motivo di allarmarsi che la Francia stia pensando alla rivincita. Questa è la realtà dell'Europa nel lungo mese, un mese passa dal 28 giugno al 28 luglio quando l'Austria dichiara guerra. In quel periodo non c'è volontà di guerra, non c'è inevitabilità di guerra, c'è paura della guerra, possibilità della guerra, disponibilità a fare una guerra se necessario, ma altrimenti cerchiamo di evitarla. Perché? Io sostengo che non si può parlare di una inevitabilità della guerra neanche nei giorni successivi all'attentato di Sarajevo, e qui bisogna appunto farsi contemporanei con le persone di cui ci stiamo occupando del passato, farsi contemporanei ed evitare che passi l'ora, io sono ancora all'inizio, e pensare per esempio che cos'era l'Europa in quel periodo. Si potrebbe dire che questa conversazione, questa comunicazione è l'allegoria di Trieste come simbolo dell'Europa della Belle Époque, Trieste come allegoria dei tormenti dell'Europa della Belle Époque, Trieste come allegoria di una modernità trionfante che dentro di sé ha degli incubi continui, Trieste come città multietnica, cosmopolita e insieme municipale, che però, come dice Slataper, vede le sue navi partire per Salonico e per Bombay. Cioè Trieste, centro del mondo, perché l'Europa è il centro del mondo. Il secondo porto d'Europa, Trieste, è il secondo porto del centro del mondo, perché l'Europa è il centro del mondo. Possiamo immaginare che le navi che partono da Trieste, con la corona asburgica, la bandiera asburgica, vanno nell'impero britannico. E questo è l'impero britannico, l'estensione dell'impero britannico. È in tutti i continenti, è in tutto il mondo, quello che vedete in rosso. O vanno negli imperi francesi, e questo è l'impero francese, il secondo per estensione. Oltre l'80% delle terre emerse appartiene a stati europei. Il 93% dell'Africa è posseduto da stati europei. Il 53% dell'Asia è posseduto da stati europei. Il 100% dell'Oceania è posseduto da stati europei. E voi pensate che sia un postumo eurocentrismo dire che l'Europa è il centro del mondo perché lo domina materialmente, fisicamente, militarmente, economicamente, costruendo e distruggendo, ma lo domina, lo trasforma. Altro che il naso di Cleopatra. Se l'Europa, cioè questo piccolo promontorio del continente asiatico, come disse il poeta Paul Valéry nel 19, fosse stato meno intraprendente, la storia dell'umanità, la faccia del mondo, dal 1500, dalla scoperta dell'America a oggi sarebbe stata totalmente diversa. Ma il momento di concentrazione della storia umana in cui è l'Europa che domina è proprio quei 14 anni dal 1900 al 1914. E tutto il destino del mondo dipende dal destino di questi stati che qui vedete. È un'Europa ben solida. Ben solida, è un'Europa di imperi e di monarchie che hanno alcune tradizioni secolari, alcune millenaria, e dà un grande senso di stabilità il fatto che in questa Europa, centro del mondo, potere economico, politico, militare, culturale, civile, scientifico, ci sia una sola repubblica di grandi dimensioni, la Francia, e poi c'è la Svizzera, e poi c'è San Marino. E poi vabbè, insomma, non scendiamo ai particolari perché sennò rischiamo di perdere il senso di queste dimensioni imperiali che davano a chi viveva in Europa. Penso, il mio nonno me lo raccontava, penso che i vostri nonni o i vostri bisnonni, per quelli più giovani, avranno sentito raccontare quando si poteva viaggiare in Europa prima della Grande Guerra senza passaporto, con tutti i soldi che volevi, e girare l'Europa come un cittadino d'Europa,
anche se l'Europa di stati profondamente gelosi della loro sovranità, profondamente gelosi del loro nazionalismo, ma nonostante tutto era il periodo forse più europeo della storia europea. E Trieste era la più europea delle città europee. Tant'è vero che non da sognatore Scipio Slataper pensava che qui a Trieste si poteva realizzare come nucleo di una grande Europa confederata la fusione delle tre civiltà, italiana, tedesca, slava, e con questo puntare alla liberazione delle altre nazioni, ogni nazione una civiltà, ogni civiltà la sua autonomia, la sua indipendenza. Era il sogno dei socialisti triestini, era il sogno di Scipio Slataper, ma non sembra, oggi sembra un sogno, ma allora non lo sembrava. Non lo sembrava perché fra l'altro questa Europa quasi totalmente monarchica e imperiale era tutta imparentata. Qui vedete la regina Vittoria al centro, non so se la freccia si vede, sì, si vede. È la nonna di Guglielmo II. È la nonna di Nicola II, dell'imperatore di Germania e dello zar di Russia. È la nonna di quello che sarà poi Giorgio V, il re d'Inghilterra, e quindi imperatore del mondo britannico. Il 23 maggio 1913, e pensiamo a quando si parla di inevitabilità della guerra, sposa la figlia di Guglielmo II e tutti questi cugini che voi vedete qui, lo sappiamo che è domenica, ah no, quello mi avverte per l'orario, 18 gennaio 1948, va bene, grazie, puoi anche uscire di scena, no, non esce, va bene. Purtroppo conta i minuti che restano alle monarchie prima della loro scomparsa, ci vorranno almeno 4-5 anni, qui siamo nel 1900, il genetriaco. E questi si incontrano e parlano, e l'ambasciatore... cioè si incontra l'imperatore di Germania, l'imperatore, lo zar di Russia, il re d'Inghilterra e l'ambasciatore britannico, che non sono quelli che si lasciano infervorare dalle emozioni, scrive: ah, è stato un colloquio bellissimo, forse bisognerebbe lasciare ai nostri sovrani discutere le relazioni fra i nostri paesi, che le saprebbero risolvere pacificamente meglio dei nostri diplomatici. Maggio 1913, un anno prima dell'esplosione della Grande Guerra. C'è un tecnico che mi aiuti, sì, ecco, è la provvidenza, una città provvidenziale come Trieste, la provvidenza aiuta. Persino questa amicizia fra cugini, molto intensa, molto forte, porta addirittura Guglielmo II a vestire il massimo grado dell'esercito russo e lo zar Nicola a vestire il massimo grado dell'esercito prussiano. Ma questi sono i monarchi, questi sono i sovrani. Si armano, ma lo dicono, lo confessano, perché solo armandoci possiamo dissuadere gli altri da fare la guerra. Era un po' la teoria che poi prevarrà con la guerra atomica. E che sia una convinzione vera, giusta, reale, e che nel 1899 lo zar Nicola II, pacifista, che si fa promotore della prima conferenza internazionale di pace all'Aia, e si istituisce il Tribunale dell'Aia, non lo prendono molto sul serio, ma comunque è già un avvio. Non ha la pretesa di abolire la guerra, ma lo scrive e si impegnano a renderla più umana nel modo in cui si trattano i civili, nel modo in cui si trattano i prigionieri, nel modo in cui si cerca, prima di arrivare alle armi, di parlare, di parlarsi. E questo è il mondo degli stati, questo è il mondo delle teste coronate, questo è il mondo degli eserciti. Non sono pronti a marciare per una grande guerra europea, ma piuttosto perseguono la pace, ovviamente nell'equilibrio delle grandi potenze. Ma è tutta l'Europa, la società europea, dall'alto al basso, che vive in questa euforia della modernità trionfante, che a Parigi nel 1900 celebra i suoi successi dell'Ottocento e quelli che si aspetta immancabili nel Novecento con l'Esposizione Universale di Parigi, dove il simbolo è la luce elettrica che infrange il dominio delle tenebre dopo millenni, dalla comparsa dell'uomo finalmente scomparsa la notte. Questo è il Palazzo dell'Elettricità che rappresenta la Mostra Universale di Parigi. Questa è Parigi illuminata a giorno. Questa è una serie di immagini che vi danno il senso di cos'era la Belle Époque,
Oggi noi li compiangiamo perché non sapevano quello che era la cosa, ma loro se la godevano perché erano veramente convinti che l'Europa, dopo 40 anni senza guerre, 40 anni senza rivoluzioni, mai era successo nella storia d'Europa che non ci fossero guerre per 40 anni e rivoluzioni per 40 anni, era convinta che veramente si potesse cominciare a godere la vita e fare sì che questo godimento fosse allargato al più ampio numero di persone. Si traforano le montagne e Milano inaugura un'esposizione universale per il traforo del Sempione e l'Italia celebra il suo cinquantenario con una bandiera in cui sono presenti tutte le nazioni. E i movimenti fondamentali di quest'epoca non sono i movimenti guerrafondai. Ci sono i nazionalisti, ci sono i guerrafondai, ci sono gli imperialisti, ma quelli che avanzano rumorosamente, chiassosamente, a volte anche violentemente in nome della pace, non notavano la contraddizione. Sono i movimenti pacifisti, sono i movimenti socialisti, c'è la Seconda Internazionale che nel congresso di Stoccarda del 1907 aveva dichiarato: se i governi decidono di fare una guerra, il proletariato lo impedirà. E sarebbe stato possibile. Tu mobiliti milioni di persone, milioni di uomini, e quei milioni fanno un grande sciopero generale, non vanno alla guerra. E per quanto tu possa costringerli, non puoi ammazzare i tuoi cittadini, i tuoi operai, i tuoi contadini, perché non vogliono andare alla guerra. Era questa la convinzione dell'Internazionale Socialista. Ma poi c'è l'altro fenomeno che marciava e che io ho scelto come simbolo di questa Europa e di questo Occidente, che è convinto che ormai si fanno solo battaglie civili, non battaglie militari. Ed è la grande processione, il grande corteo, la grande manifestazione che fanno le donne di tutto il mondo a Washington nel marzo del 1913. Questa è l'Europa trionfante. Questa è l'Europa che fa di Trieste, non mi dimentico di Trieste, anche se non parlerò solo di Trieste, però penso che parlare di Trieste ai triestini è come venire a parlare della mia storia a casa mia, quella la so già. Voglio cercare di mostrarvi come Trieste è veramente l'allegoria dell'Europa di quel tempo. Trieste commerciale, Trieste industriale, Trieste che manda le sue navi in tutto il mondo, Trieste che, come scrive Armando Spaini, Alberto Spaini o Armando Spaini? Correggetemi se sbaglio, però fatelo dopo, sennò poi mi intimidisco. Cos'era Trieste nel 1914? C'erano greci e armeni e turchi a Trieste. C'erano siciliani e maltesi, c'erano tedeschi e slavi e ungheresi, e quando si dice slavi bisogna distinguere fra sloveni e croati, e poi i cechi, diversissimi, venuti dalla lontana Boemia. C'erano coi siciliani italiani di tutte le regioni, e inglesi e egiziani. Chiunque, solo a leggere queste parole, pensa a Trieste come nel souk di una città orientale si incrociassero 20 lingue. Una torre di Babele dove, al contrario dell'antica, in mille idiomi diversi tutti si intendevano benissimo. Ed invece non è vero niente. Parlavano tutti triestino. Questa è la triestinità, come la chiama Alberto Spaini. La triestinità. Una strana configurazione di culture, di lingue, con la predominanza italiana, ma che conviveva con un sottofondo di antagonismo che poi si accentuerà in nome della nazione e del nazionalismo, nel contrasto, nell'antagonismo tra italiani e sloveni. Gli sloveni guardano a Trieste come la capitale del loro futuro Stato. Gli italiani di Trieste guardano a Trieste come o il centro di questo grande crogiolo di civiltà, come dirà Slatapert, o unirsi alla madrepatria. Ma è una convivenza con tensioni, con antagonismi, ma tutta l'Europa in questo periodo è una convivenza pacifica con tensioni e antagonismo. Ma è a Trieste che molto prima di tanti, uno scrittore che ha lo pseudonimo Italo Svevo comincia a parlare di senilità, di inettitudine nei suoi primi romanzi, di una società borghese. E Trieste, anche per i giovani triestini che vanno a studiare a Firenze, vanno a studiare a Roma, vanno a studiare a Praga, a Vienna, è una città miseramente, materialisticamente, borghese, benestante, ma è materialistica. Questo è un fatto importante per capire come si arriva alla grande guerra senza nessuna inevitabilità. Il senso che questa lunga pace, questa Europa che cresce, si espande e che riesce gradualmente, senza più rivoluzioni, a portare il proletariato attraverso le sue organizzazioni al governo
o a condizionare il governo. Il primo partito nell'impero tedesco è il Partito Socialista, è la socialdemocrazia tedesca il primo partito. In Italia non si fa nulla senza il Partito Socialista, in Francia non si fa nulla senza il Partito Socialista, in Inghilterra non si fa nulla senza il Partito Laburista. Ovunque il proletariato ha compiuto senza rivoluzioni progressi maggiori di quanti non ne avesse fatto con i tentativi rivoluzionari, ma l'ultimo c'è stato nel 1871 con la Comune di Parigi. E quello accaduto in Russia nel 1904-5 era un fatto esclusivamente russo, senza ripercussioni nel resto d'Europa. Questa convinzione che il progresso può garantire con la ragione una pacifica emancipazione di tutte le classi sociali è molto forte in questa Europa. Ma c'è chi, come Svevo, come Umberto Saba, richiamandosi forse anche a questo filosofo ormai impazzito, che muore nel 1900, quasi a voler suggellare con la sua morte le profezie che aveva fatto prima di 10 anni prima di diventare pazzo. Cioè che questa modernità trionfante marciava verso il nichilismo, cioè verso la distruzione di se stessa. Era come un enorme ghiacciaio che si stava sgretolando. E Nietzsche scrive in quell'allucinato libro che è Lecce Homo, l'ultimo suo libro, al mio nome saranno legate nel XX secolo le guerre più spaventose che siano mai accadute. E la storia ha fatto il possibile per dargli ragione, anche se non lo meritava, perché non è stato lui responsabile della guerra. Ma solitari in questa Trieste mercantile, industriale, commerciale, che però ha tutte le contraddizioni della società moderna del 1914, lusso e miseria, ricchezza e povertà, bellissime società di assicurazioni e gente che moriva di tubercolosi più di quanto accadesse in altre città d'Italia o d'Europa. Ma questa era l'Europa, non era Trieste. O Trieste, che è l'Europa della modernità trionfante, c'era, come a Vienna, altra allegoria, c'era questo signore Sigmund Freud che nel 1900 pubblica un libro, L'interpretazione dei sogni, non vende neanche 700 copie, ma in cui spiega che questa trionfante borghesia, questa trionfante Europa civile marcia alla testa di un enorme animale che è l'irrazionalità umana, le passioni umane, e che sono queste quelle che alla fine decideranno da quale parte andranno, esattamente come aveva detto Nietzsche. E noi dobbiamo rivolgerci all'arte in questo periodo per sentire l'altra faccia dell'Europa, quello che della modernità, quello che racconta Svevo, ma non viene ascoltato, solo nel 23, con la coscienza di Zeno acquisterà fama mondiale, ma era in quel periodo che Joyce lo studia, lo ammira, lo legge, quello scavare nel profondo di questa borghesissima, trionfante modernità che dentro di sé ha dei mostri, come in questo fregio della casa di Beethoven, di Klimt, anche Vienna, il fasto di Vienna, quella stabilità imperiale che non era di un impero in decadenza, ma di un impero che aveva avuto il più grande sviluppo economico in quegli anni, che coinvolgeva anche Trieste, e che pensa che ci siano dei mostri. Oppure come Kokoschka, altro grande austriaco espressionista, l'assassino delle donne. Cioè questi nell'epoca della pace trionfante sognano delitti. Oppure Kubin, che sogna la morte, ispirandosi al naufragio del Titanic, o addirittura prevedendolo, lo incerta la collocazione, se prima o dopo il 1912, oppure ancora Kubin, che immagina la guerra, si intitola questo disegno, la guerra, dove non c'è più un essere umano che fa la guerra, ma un mostruoso gigante antropoide, e di fronte al quale gli eserciti sono intimoriti e schiacciati, quasi prefigurazione di quella che sarà la totale impotenza delle vecchie concezioni della guerra e degli eserciti di fronte alla grande guerra. O Franz Marc, espressionista tedesco, che invocherà la guerra, vorrà la guerra, andrà in guerra e si piglierà la pistoletta da giusto, una fucilata giusto qui, e morirà in guerra, contento di aver portato l'Europa a questo lavacro, a questo bagno purificatore. Questa Europa trionfante e pacifica, che non ha più guerre, ha tutta una gioventù. Tutta una gioventù, di tutti i paesi, non di uno più, non della Germania militarista, eslata perché nel 1912
quando definisce l'irredentismo morale, parla della necessità di una guerra. Va bene, se anche ci sarà una guerra, ma la guerra è morale, la guerra fortifica, la guerra purifica, la guerra ci rigenera, ci unisce. Dobbiamo, oggi che noi non abbiamo più nessuna percezione positiva di nessuna guerra, neanche di quelle che il Papa definisce giuste, o definiva giuste, dobbiamo renderci conto che stiamo parlando di un'epoca in cui, nonostante l'avanzata dei partiti pacifisti, dei partiti antimilitaristi, internazionalisti e femministi, in tutto il mondo ciò che domina è la cultura dell'etica della guerra. La guerra fa parte della natura dell'uomo, la guerra fa parte della vita delle nazioni, la guerra è quell'enorme sacrificio che talvolta è necessario per le società pacifiche di rigenerarsi e di ritrovare il senso della propria unità. Questa Europa materialistica, borghese, individualistica, ha bisogno di una guerra. Questo non lo dicevano i militaristi tedeschi o i militaristi, i nazionalisti imperialisti, o Ruggero Timus Fauro qui a... Lo diceva Scipio Slata, che non pensava ad una guerra per risolvere il problema dell'italianità di Trieste. Lo diceva un pacifico filosofo americano, Walt Emerson. Lo diceva il più pacifico e inerte dei grandi geni della storia, Jacob Burckhardt, professore a Basilea, la più neutrale, la più pacifica. Dal 1947 ha fatto l'ultima guerra, la Svizzera, non aveva più né guerra civile né guerre. Eppure Burckhardt, nelle sue lezioni a cui assisteva Nietzsche, ci racconta la disperazione di una umanità senza guerre. Sarebbe una lunga, lunga decadenza. E in questa Europa trionfante che comincia a riapparire, come in questo quadro di Kandinsky, il tema dell'apocalisse, quella specie di apocalisse culturale che circola nella cultura triestina, da Svevo a Saba a Stuparic a Slataper, questo senso di una incombente catastrofe che è necessaria per rigenerarsi, per sentirsi vivi. E poi c'è chi come Ludwig Meidner, tra il 1912 e il 1914, interpreta quello che sta accadendo in Europa, le guerre, la guerra di Libia, le minacce marocchine, la guerra balcanica, come qualcosa che sta preparando una grande guerra. Ma lui la immagina metaforicamente come apocalisse, la chiama paesaggi apocalittici, che in modo impressionante raffigurano o prefigurano quello che sarebbe stato il paesaggio della Grande Guerra, o addirittura quella idea della modernità come vortice, che è anche presente degli scrittori triestini, specialmente in Scipio Slata, per quando sulla voce scrive «essere moderni, vivere la vita vertiginosa del nostro tempo». Ecco la vertigine nel quadro di Kokoschka, la donna al vento, che non è più una vertigine di vita, è una vertigine di morte. E questa è l'Europa nel 1914, l'Europa in cui Trieste, attraverso i suoi scrittori, che poi si impegnano tutti in politica, specialmente i giovani, sente non di non avere un'identità, ma di essere il centro di una modernità conflittuale, di due anime, quella materiale, quella spirituale, Apollo, Mercurio. Poi Robert Musil, che fa parte anche di questo mondo sotterraneo dell'Europa trionfante, dirà questa. Poi scompare Mercurio, ci sarà bene Apollo o Marte, e vince Marte. Questa è l'Europa in cui si comincia a pensare che le rivalità dovranno essere risolte con una guerra. E la letteratura di fantasia inneggia alla guerra. Wells addirittura nel romanzo La guerra dell'aria prefigura una grande guerra mondiale nel 1959 che finalmente finisce con la distruzione di umanità, perché inventano un grande esplosivo che viene lanciato e crea una grande nube e distrugge con l'energia atomica tutta l'umanità. Ma c'erano guerre reali che potevano far pensare a cosa sarebbe stata la nuova guerra se fosse scoppiata una guerra con le armi moderne, con gli eserciti moderni, con la propaganda moderna, con la capacità di imbottire il cranio di miti moderni, bellicosi e nazionalisti. Ed era stata la guerra dei Boeri, contro i Boeri, nell'Africa del Sud. Era stata la guerra del Giappone con la Russia, e il Giappone vince, la prima grande potenza orientale che sconfigge il più potente stato, almeno dal numero di uomini. E c'erano state le crisi di Agadir, la crisi marocchina, la prima nel 1906, la seconda nel 1911, quando veramente l'Europa
rischia la guerra ed è solo il buonsenso di quello che poi viene condannato da Versailles come il responsabile della grande guerra, Guglielmo II, che insiste perché si eviti di arrivare fino alla guerra. E c'è l'Italia che va in guerra e inizia le guerre contro la Turchia, la guerra per la Tripolitania Cirenaica, e poi ci sono le guerre balcaniche che a pezzi si mangiano quello che resta dell'impero turco, la prima, poi la seconda è fra quelli che hanno mangiato l'impero turco, che si mangiano fra di loro, e l'impero turco può intervenire a riprendersi qualcosa, e poi infine scoppia la guerra. Oggi gli storici spiegano che tutto ciò che viene raccontato sull'entusiasmo che accorse la dichiarazione di guerra va ridimensionato, ma per quanto noi possiamo ridimensionarlo, quell'entusiasmo fu reale, per quanto possiamo dire che fu limitato alle città, nelle città fu reale, per quanto possiamo dire che riguardò soltanto ceti borghesi, piccolo borghesi, studenti, ma fu reale. Ma fu reale anche il fatto che quando iniziò la guerra ci fu l'entusiasmo a Monaco, dove vedete quella figura con i baffetti, è un tizio che dipingeva Madonna a quell'epoca. Ci fu, se non entusiasmo, devozione e rispetto per Nicola II che ha dichiarato guerra. Ci fu a Parigi la partenza dei coscritti per il fronte accompagnati dai figli, dalle famiglie, dalle suocere, che probabilmente auspicavano il non ritorno del genere. In Inghilterra è il caso più singolare. Oggi si insiste molto sul fatto che quella guerra fu combattuta sotto la costrizione, ed è vero, ed è vero. Gli uomini non volevano combattere, furono costretti a combattere, ma questo in tutti i continenti, in tutti gli eserciti europei. Ma in Inghilterra non c'è l'esercito di leva. In Inghilterra la coscrizione obbligatoria verrà introdotta soltanto all'inizio del 1916, eppure questa è la folla che applaude. Questi sono i giovani inglesi, forse perché disoccupati, ma ci va quasi l'80% della gioventù aristocratica, lascia i college e va a arruolarsi volontaria. E vanno volontari, 2 milioni sono gli uomini inglesi o dell'impero britannico che vanno volontari in guerra, anche dopo che hanno saputo cos'è quella guerra, come si muore in quella guerra o come si vive un'esperienza atroce, disumana in quella guerra, eppure continuano ad andare volontari. Ma il problema è perché l'Internazionale Socialista non ha attuato quello sciopero generale il 30 o il 31 luglio, dopo c'erano state manifestazioni a Berlino, a Parigi, in questi giorni, ma quando viene dichiarata la guerra, i socialdemocratici tedeschi fanno in modo che l'imperatore Guglielmo possa dire: davanti a me non ci sono più partiti, c'è solo la nazione tedesca, e in Francia c'è l'Union Sacrée, tutti si uniscono. Gli unici partiti che rimangono fedeli alla neutralità assoluta sono il Partito Socialista Italiano, il Partito Rivoluzionario Socialista Russo e il Partito Socialista Serbo. Ma il proletariato va, o si fa portare alla guerra, ma comunque non si ribella. E si va alla guerra con l'idea che si va ad una grande avventura, nonostante molti prevedessero che la guerra sarebbe stata lunga. Nonostante che lo stesso generale von Moltke, il vecchio, quello della vittoria della Prussia sulla Francia, avesse detto nel 1890: io non sono contro la guerra, anzi sono contro la pace, ma attenzione, la prossima guerra sarà combattuta da eserciti enormi, con armi enormi, nessuno riuscirà a vincerla, si prolungherà per anni, per decenni, per 30 anni, e guai, maledizione, lo dice il generale von Moltke, il vincitore della Francia, guai a chi darà fuoco alla polveriera, maledizioni a lui. E tutto sommato si pensa che, nonostante questo cumulo di armi, questa guerra sarà rapida, breve, avventurosa e vittoriosa. A Natale tutti a casa, perché si immagina ancora che sarà combattuta con la cavalleria, e la grande pittrice futurista Gonciarova, russa, riesce a darci un'immagine veramente tragicamente ridicola di Nicola II che va alla guerra come se andasse a farsi un giro in giostra. E la propaganda, anche nei paesi dove non c'è, anzi potremmo dire soprattutto nei paesi dove non c'è la coscrizione obbligatoria, usa le donne, volgarissimo espediente antifemminista, usa le donne per attrarre giovani volontari nell'esercito britannico, e questa cartolina dice: solo i coraggiosi meritano le belle, e se non ti piacesse la bruna c'è la bionda, se non ti piace la bionda c'è la bruna. Immediatamente la propaganda, la più ottusa, la più volgare,
ma anche la più abile, crea intorno alla guerra un alone di santità, di sacralità, di necessità, ma spirituale, e tutti vanno alla guerra, dalla modernità trionfante, per scoprire che questa è l'umanità trionfante che domina il mondo, e a queste condizioni si riduce la modernità trionfante che domina il mondo, e questo è il risultato di millenni di progresso per restituire all'essere umano la condizione del troglodita immerso nel fango. Come reagirono i triestini a questa vicenda? E Trieste, come sapete, accoglie le salme, e l'abbiamo visto all'inizio, partecipa commossa, ma teme soprattutto che questo possa essere un nuovo momento in cui la sua identità multidentitaria possa essere sconvolta dalla guerra tra l'Austria e la Serbia. Ci sono, come a Sarajevo, anche a Trieste, movimenti che prendono, italiani in questo caso, che prendono pretesto da questa guerra, dal fatto che erano serbi, quindi slavi, coloro che avevano armato la mano, coloro che avevano sparato, per dire, beh, a questo punto possiamo anche liberarci degli slavi. Trieste comincia a fermentare questa coesistenza che, nonostante gli antagonismi, era durata perlomeno dal 1382, comincia a sgretolarsi, comincia a venir meno, perché gli irredentismi cominciano a fare effetto. E io vorrei concludere con due giudizi che vengono dati postumi sulla Grande Guerra da due triestini che partecipano all'entusiasmo della guerra. Tutti i giovani triestini che hanno vissuto l'esperienza di questa modernità conflittuale e non solo trionfante in Italia, a Praga, a Vienna, Stuparic, Marin, Slataper, Spaini, sono tutti convinti che questa guerra non era necessaria, non era inevitabile, ma che adesso che c'è bisogna farla, e bisogna farla per Trieste, bisogna farla per Trieste. Slata, per cortesia, dammi la tua citazione, perché è quella con la quale devo concludere. Che per Slata, per, ma si è nascosto non so dove, tra Spaini e la Elodie, e l'amica Elodie, ma prima o poi verrà fuori. Slata, per quando scrive a Prezzolini il suo entusiasmo, è a Amburgo all'inizio del 14, ma è a Roma nel settembre del 14. Quando a Roma si discute pace o guerra, e loro dicono guerra, guerra, ma guerra per che cosa? In polemica feroce con Ruggero Fauro, Slataper dice: c'è l'irredentismo nazionalista, si sa cosa vuole, vuole riconquistare tutto il Mediterraneo, tutto l'Adriatico, tutti i Balcani, tutto il Mediterraneo, tutta l'Europa, arrivare fino al Vallo d'Adriano, e poi chissà, dovunque va l'ambizione verso l'infinito e verso l'indefinito, vogliono andare gli imperialisti come Ruggero Fauro. Noi no. Noi triestini di tre civiltà, noi abbiamo la patria, ma la nostra patria non è dentro i confini di uno Stato. Noi siamo antiimperialisti, noi siamo antinazionalisti. La nostra patria è quella di Mazzini, una patria fra le patrie, e questo è possibile solo se noi riusciamo a realizzare una grande confederazione di popoli, liberandoci di quel carceriere di popoli che è l'Austria. Questa è la motivazione di tutti i triestini, tranne Ruggero Fauro, che però, di fronte alla volontà della guerra, abbraccia Scipio Slata per farlo la pace. Ahimè, queste paci costrette dalla guerra sono fra le più innaturali. Ma la maggior parte degli irredentisti triestini guarda alla guerra italiana come una guerra non per Trieste. Slata, per adesso deve venire fuori, perché sennò non riesco a finire. Abbiate pazienza un momento. Sono gli espedienti attraverso i quali i protagonisti del passato cercano ancora di contare qualcosa nel presente, e uno deve subire tutto questo. Grazie a tutti. L'avete chiamato. Ecco, e Slata per scrive a Prezzolini che, come lui, vuole la guerra, e sono pronti a fare la rivoluzione contro il governo italiano se non fa la guerra. I triestini hanno coscienza, scrive Slata per nel settembre del 1914, dell'assurdo orrendo della guerra austriaca,
che ha preso oltre 35.000 triestini e li ha mandati già a combattere in tutti i fronti orientali. Da questa coscienza è derivata la loro certezza, la certezza dei triestini, che la storia di Trieste non possa finire, perché con essa finirebbe la storia di tutti gli italiani. La storia di Trieste è la storia di tutti gli italiani. Se finisce Trieste, finisce l'Italia. L'umiltà di tutti tanti anni si è convertita in quest'ora improvvisa nella superbia di sentirsi immedesimati dell'intera nazione. Non è una città, né un porto commerciale di cui ha bisogno l'Italia, che l'Italia viene a cercare a Trieste, ma è la prova del suo diritto a vivere e della sua potenza di vita. Non una guerra per dare Trieste all'Italia, ma una guerra per dare l'Italia a Trieste, per fare di Trieste l'Italia e per fare dell'Italia Trieste. Questa modernità trionfante e ambigua che Trieste ha incarnato prima di qualsiasi altra città europea e soprattutto prima di qualsiasi città italiana viene identificata anche nel destino della guerra. E Spaini, raccontando come si unirono gli irredentisti triestini a Roma delle manifestazioni contro la neutralità. Allora gli uomini non lo sapevano, non sapevano di vivere nella Belle Époque, non sapevano che finiva un secolo di pace e di tranquillità e incominciavano innumerevoli guai. Quando la guerra del 14 scoppiò, mancò completamente ogni senso di orrore e di scoramento. I tedeschi, forti della loro scienza bellica accumulata nel corso di mezzo secolo, marciavano su Parigi come su un campo di manovra. I francesi, lanciati dal rancore e dalla furia accumulati dell'ansiosa rivincita, partivano armati e partivano gridando a Berlin, a Berlin. La reazione all'infatuazione bellica, all'ebbrezza bellica, era un fatto di pochi chiaroveggenti come Romain Rolland, come Benedetto Croce. Fenomeni interessanti, questa è l'opposizione alla guerra, ma transitori. Li giudicavano i giovani trascinati dalla febbre della guerra. Ma chissà, se in quella lunga vigilia, quando disperare della guerra era come disperare della patria e di se stessi, quei giovani così ferventi, ma così acuti nel giudicare e forse più ancora nel sentire le cose del mondo, quei giovani di triestini che non erano nazionalisti, ma erano già europei, soprattutto umani prima che italiani, quei giovani così acuti non abbiano sentito il morso del dubbio, l'angoscia della catastrofe, il terrore della guerra che supera quello della sconfitta e non viene compensato da nessuna vittoria. Chissà che non abbiano mai sentito che la stessa vittoria è fittizia e sotto l'apparenza della natura, della salute, nasconde mali inguaribili. Forse questi dubbi, questi sentimenti venivano subito repressi con sdegno, come segni di debolezza e forse di viltà. Ma la più bella sorte è stata pure la loro: essere morti per un sogno di gioventù senza dover trascorrere tutta una lunga vita per scoprire che quel sogno era sbagliato. Questa è l'affermazione di Spaini, che difende tutto ciò che sentirono, pensarono e fecero questi giovani triestini, che in nome di un'Italia che doveva diventare Trieste e non viceversa, e quindi avere la sua molteplicità culturale, capacità di espandersi nella coscienza europea invece di chiudersi nel nazionalismo, tutto sommato, però, col senno del poi, si domandava se non avessero sbagliato. Ma questo non è storia, perché noi non possiamo dire che hanno sbagliato. Hanno vissuto, molti di loro hanno pagato, Zlataper ha pagato, Stuparic ha pagato, moltissimi, 10 milioni di persone hanno pagato quello che magari anche per pochi fu infatuazione, fu entusiasmo, fu febbre. Ma tutti gli altri che avrebbero potuto non impedirono che gli infatuati, gli entusiasti partecipassero con questi ideali alla guerra e la fecero insieme a loro. Si può abolire il passato? Non si può, non si può. Neanche Dio lo può. Non lo dico io che non sono un teologo, lo dice il grande dei teologi, Tommaso d'Aquino. Neanche Dio può cambiare il passato, solo gli storici lo possono. Forse è per questo che Dio tollera la loro esistenza. Il passato non lo si può né rimpiangere né maledire, il passato è passato.
tutto quello che poteva fare di grande e di orrendo, di nobile e di ignobile a Trieste, in Europa, nel mondo, lo ha già fatto e non può accrescerlo. Ecco perché va rispettato il passato, perché non può farci più del bene, ma non può farci più neanche nel male. Tutto il male che ha fatto nelle forme più orrende lo ha già fatto, lo ha già fatto. Ma avere nostalgia del bene del passato, imprecare contro l'orrore del male del passato, è da fanciulli, da ingenui, da storici che pensano di poter cambiare il mondo cambiando il passato, visto che neanche Dio lo può fare. E se non è possibile a Dio, non è possibile neanche ai fanciulli, non è possibile neanche agli storici. Nostalgia del passato significa rimanere infantilmente legati a qualcosa che comunque non c'è più. E il rischio è che, ignorando però il passato, non credo che la storia insegni nulla, ecco perché io comunico ma non insegno, ignorando il passato, ignorando che ha fatto già tutto il male, oltre che tutto il bene possibile, noi rischiamo di essere veramente impreparati a fare sì che il presente prepari un futuro di bene e non di male. E questa non è un'esortazione moralistica, perché a me non compete. Io racconto la storia, non la insegno, non la elogio, non la condanno e soprattutto non vi insegno cosa dovrete fare per il presente, guardando al futuro e cercando di non prendere esempio dal passato. Grazie. Questo applauso naturalmente vi ringrazio moltissimo, ma so che va non alla mia persona ma a tutti quelli che hanno messo del buono in quello che ho detto, e mi riferisco soprattutto alla direttrice della biblioteca civica Claudia Colecchia, a Claudia Scorza dell'Ampia, al dottor Fabio Todero, che grazie al suo libro mi ha fatto entrare nell'anima di Trieste, e a Claudio Ernè e al dottor Rossano Montaruli, senza il quale queste immagini sarebbero venute come io le avevo concepite, minuscole e invisibili, e invece sono buone. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Noi ringraziamo il professor Gentile per questa straordinaria lezione e per averci letteralmente aperto il sipario sotto tanti punti di vista, quindi anche questa idea della storia, come va considerata, come va vista la storia, come va vista la nostra storia anche in rapporto al presente e al futuro, quindi di aver aperto il sipario su questo viaggio che faremo nella Grande Guerra, a un secolo dall'inizio, la grande opportunità di appunto rileggerla, riguardarla, pensarla, non perché si può cambiare il passato ma perché ci può aiutare a capire meglio il presente. Quindi grazie ancora al professor Gentile. Io ricordo il prossimo appuntamento sempre qui al Verdi, ringrazio anche tutte le maestranze del Verdi che ci permettono, che ci aiutano in questo incontro, e sempre qui allora alle 11 il 25 gennaio, domenica 25 gennaio, con Gianenrico Rusconi che parlerà sul tema Democrazia 1914, la neutralità italiana davanti all'Europa, introdurrà Fabio Amodeo. Grazie e buona giornata. Grazie.